Benvenuti a Camelot. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Vedo Paolo Freiese, che è uno dei nostri colleghi che è andato sul posto. Sta arrivando le immagini che abbiamo ripreso. A trionfare. Lì a Via Stresa, sì. E sono 4 i morti, sono lì, 2 nella macchina, nella prima automobile. Sta arrivando? Ah, l'audio. Aspetta. Sì? Possiamo dare la partenza? Sì, allora è pronto il tuo servizio. Sì, adesso vediamo il primo servizio sul rapimento di Moro avvenuto un'ora fa. Il tempo per far partire le immagini. Sono le drammatiche ore del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione della scorta. Era il 35 anni fa, era il 16 marzo del 78, le Brigate Rosse compirono quel giorno forse l'atto più forte e feroce insieme di quella loro attività criminale che per anni ha macchiato di sangue il nostro paese. E, sulla storia, sulla vicenda di Aldo Moro si è detto di tutto e di più, ma poi alla fine mai è stato chiarito il contesto e mai abbiamo avuto l'esatta dimensione di quello che era sottostante a quei giorni, cioè ipotesi di trattative, scontro accesissimo tra i partiti. Ricordo appunto il partito della fermezza guidato da Andreotti e Berlinguer contro il partito della trattativa guidato da Craxi, che cercava in ogni modo di trovare un pertugio per infilarsi in una trattativa per salvare il presidente della DC. Fu proprio uno scontro politico quello, i fautori del compromesso storico contro Craxi, che ha sempre avversato questa ipotesi politica. E sotto questa vicenda i servizi segreti, le trattative nascoste, dette, non dette, e a 35 anni da quei giorni Alessandro Forlani, un giornalista Rai, esce con questo libro, su quei giorni, sulla trattativa fallita e che doveva salvare Aldo Moro. E un libro pieno di sconcertanti verità che proprio affronteremo e vedremo di analizzare con l'autore Alessandro Forlani, appunto autore del libro La Zona Franca. Buongiorno e benvenuto ad Alessandro Forlani. Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, il 9 maggio, il giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani, in realtà bisognava liberare Aldo Moro. C'era una trattativa sottostante. Che è successo? Cosa si è inceppato in questo meccanismo? Purtroppo quello che è successo io non lo so, sarebbe disonesto, diciamo, dirlo. Come dire, pretendere di dirlo. Tu hai detto bene dicendo che si è detto di tutto e di più. Purtroppo si è sempre cercato di strumentalizzare i fatti per gettare la colpa su qualcuno, no? Sono usciti centinaia di libri, migliaia di articoli, ci sono migliaia di pagine processuali. Addirittura, scusa se ti interrompo, Martinelli ha anche fatto un film Piazza delle Cinque Lune. Sì. Ecco, un film che io ricordo benissimo perché lavoravo a Cinecittà e venne distribuito dall'Istituto Luce, un film di una denuncia veramente molto forte. E la cosa che a me ha lasciato sconcertato e smarrito insieme è questo film è stato ignorato, diciamo l'indifferenza. Segno che quel film raccontò cose di difficile contestazione. Sì, sai, ci sono molti modi di, come dire, no? Di censurare, c'è quello che ti
ti dà addosso, ti denuncia per diffamazione, però c'è anche il modo di ignorare, no? Però ecco, si è sempre detto è tutta colpa della CIA, non so, è tutta colpa della P2, poi dall'altra parte è tutta colpa del KGB, e quindi in qualche modo si è cercato di buttare la colpa poi su qualcuno, sì, no? Su Andreotti, su Berlinguer, su Cossiga oppure su Craxi. E quello che si è dimenticato è proprio di osservare i fatti. Io in questo libro ho cercato di costruire i fatti dei 55 giorni, uh-huh, e che cosa ne esce? Ne esce appunto che quella che era la linea della fermezza che veniva sbandierata, in realtà era la linea, come dire, non è stata veramente, diciamo, portata avanti. Da un certo punto in avanti, quando le Brigate Rosse lanciano il 20 di aprile 78 il loro comunicato in cui chiedono, no, di scarcerare 13 brigatisti, e la trattativa viene fatta, cioè persone dello Stato, quindi persone dei servizi segreti, politici, ma non soltanto Craxi, no, che invece, che appunto apertamente alla luce diceva, del giorno, sì, certo, ecco, anche altre persone hanno trattato. Questa trattativa è arrivata a un punto molto positivo, per cui tra l'ora di pranzo e il primo pomeriggio del 9 maggio Moro doveva essere liberato. Non sappiamo perché, appunto, invece le BR accelerano, e proprio quella mattina, loro dicono alle 6:30 di mattina, l'autopsia dice tra le 9 e le 10 di mattina, loro dicono nel garage di via Montalcini. Io ritengo molto più probabile nella stessa via Caetani, perché era assurdo attraversare tutta Roma con un cadavere, esatto, in una macchina. Comunque uccidono Moro prima, pur sapendo, perché appunto queste persone molto importanti che trattavano, Cossiga, lo stesso Andreotti, il maresciallo Tito, Fanfani, Paolo VI, come dire, non è possibile, famoso persone, uomini delle Brigate Rosse. Come dire, non è possibile che persone di questo livello trattassero senza avere delle garanzie precise, no? Quindi le Brigate Rosse sapevano, però hanno preferito uccidere l'ostaggio prima di avere questa, come dire, questo contraccambio, che sarebbe stato altissimo, perché ci sarebbero stati dei terroristi che venivano scarcerati, una forte somma di denaro e un riconoscimento politico a doppio, sia interno da parte di Fanfani, sia estero da parte di Tito, che era il leader dei paesi non allineati. Quindi era proprio, come dire, la testa di ponte tra USA e URSS, no? Quindi loro avrebbero avuto un riconoscimento fortissimo. Perché l'hanno ucciso? Non lo so, purtroppo questo dovrebbero dirlo loro. Certo, questo è uno dei grandi misteri insoluti. Col delitto Moro la politica italiana ha cambiato pagina, probabilmente. Quel percorso politico di cui Moro era ispiratore, l'accordo con il Partito Comunista, si interruppe da lì a breve. Sì, però anche qui, fra l'altro, nel mio libro c'è anche una parte politica, no? Perché sì, in realtà Moro, che era appunto l'artefice del compromesso storico, quindi questa alleanza di CPC, poi durante la prigionia rinnega assolutamente, con le lettere, certo, perché anzi vede nel Partito Comunista il più forte avversario appunto della trattativa, no? Per cui quando Moro fosse stato liberato sarebbe nato appunto, diciamo, Craxi sarebbe diventato un po' il centro della politica prima di quello che è stato poi, no, con gli anni 80, certo. E insomma sarebbe successo chissà che cosa, ecco, ovviamente la storia non si... Senz'altro Moro aveva nella prigionia visto tante cose, no? Perché aveva sentito chi erano i capi delle Brigate Rosse, chissà quante cose ha visto. Io penso che poi chiaramente la decisione di ucciderlo sia un po' collegata un po' a questo, no? Anche se però questa è soltanto un'ipotesi. Io nel libro non voglio fare degli scenari fantasiosi, appunto dietro c'è la CIA, dietro c'è Mario Markevich, dietro c'è qualche cosa, questo è sicuro, però non sappiamo che cosa. Ecco, che poi per i tanti ascoltatori che magari non hanno vissuto questa pagina, perché sì, insomma parliamo di un
di 35 anni fa, che è lontano. Com'è? Io proprio per questo ho voluto mettere nel libro una cronologia, ci sono alcune pagine con tutti, ogni giorno dei 55 giorni, dal 16 marzo al 9 maggio, che cosa è successo, per riassumere i fatti, e poi ho cercato di scrivere il libro con dei paragrafi molto brevi, con dei titoli un po' accattivanti, in modo che appunto anche una persona che non ha vissuto quei fatti possa farsi un'idea e entrare. Ecco, tu che idea ti sei fatto di Via Gradoli? Quello è un'altra pagina oscura, molto cioè oscura, la polizia viene a sapere di Via Gradoli e che appunto una soffiata aveva detto essere la prigione di Moro, poi arriva davanti alla porta di dove stava Moro e se ne va. E altra piccola notazione, stiamo parlando dello stesso complesso di palazzine che sono state teatro dello scandalo Marrazzo. E questo è significativo diciamo come dire, del cammino che ha fatto la politica italiana, no? Dalla tragedia alla commedia. Perché poi quelle case sono tutte di proprietà dei servizi segreti. Diciamo, più che di proprietà dei servizi segreti, sono di alcune come dire, cooperative edilizie che possono essere ricondotte per la proprietà a persone, magari dipendenti, familiari di servizi segreti, però quello che conta è che lì a Via Gradoli c'erano molti informatori delle forze dell'ordine e dei servizi stessi. Quindi se il 18 aprile, come tu ricordavi, il 18 marzo, come tu ricordavi, quindi due giorni dopo il sequestro, qualcuno va subito lì a bussare, è perché evidentemente qualcuno gli aveva detto, insomma. Poi c'è l'episodio di Cazzora, no? Esatto, Cazzora. Era un deputato democristiano che aveva fatto delle sue indagini tramite delle persone vicine alla malavita che l'avevano contattato. Lui viene portato a Via Gradoli e gli dicono: qui c'è la zona calda. Lui porta questa informazione e questa informazione si perde. Poi c'è la seduta spiritica, anche quella porta l'informazione Via Gradoli. Adesso non sappiamo, Prodi addirittura, Prodi, Baldassarri, Clò, persone che poi hanno fatto carriera, no? Sì. Non sappiamo se fosse una vera seduta spiritica. Io dico, dal punto di vista per chi si intende un po' di parapsicologia, sa che far muovere un tavolino è una cosa molto facile. Non so, magari si innescano delle energie psichiche, non lo so. Comunque esce questo messaggio, Gradoli viene portato, ancora una volta viene di fatto ignorato, nel senso che vanno nel paese di Gradoli, ma non si occupano di Via Gradoli, dove invece era molto più semplice. Poi invece il 18 aprile improvvisamente questo appartamento dove abitava Moretti viene allagato, no? E guarda caso il giorno dopo le Brigate Rosse accettano di fare questa trattativa, no? Quindi insomma sono tutti fatti che ripeto richiederebbero una spiegazione da parte di chi li ha vissuti. Noi possiamo soltanto dire che ci sono delle aporie, delle cose inspiegabili, ecco. E devo dire che è anche inquietante che i tanti delle Brigate Rosse che hanno partecipato a questa orribile pagina di storia, insomma, alla fine hanno anche pagato relativamente rispetto a quello che hanno fatto. Diciamo che loro erano, io credo che magari tanti di loro fossero anche in buona fede, erano dei militanti, molti erano dei ragazzi di 20 anni, magari non sapevano cosa c'era dietro, chi erano i capi delle Brigate Rosse, questo, no? Ricordo quando Scalfaro disse: ma chi sono le intelligenze che ci sono dietro, chi sono i generali che sono dietro questi soldatini, no? Questo sarebbe interessante sapere, insomma, che erano loro che poi hanno fatto la trattativa. Va bene, cioè va male, perché poi sì, pure questa pagina della storia italiana è opaca, sempre piena di fumo. E se tu guardi, ti dico l'ultima cosa, è stata una trattativa, no? Una trattativa segreta tra lo Stato e l'antistato che c'era negli anni 70, poi 15 anni dopo ci sarà un'altra trattativa tra lo Stato e un altro antistato, no? Oh, poi tra l'altro parliamo dello Stato mafia, ecco. E tra l'altro quella fermezza apparente dimostrata nei confronti del caso Moro qualche mese dopo
è venuta meno, sì, per prima, Cirillo, anche prima, De Martino, quando c'era, insomma, Sossi, quando, esatto, i palestinesi, no, che avevano fatto quegli attentati, sono stati scarcerati subito. Una fermezza poi spinta e voluta molto dal gruppo dirigente del Partito Comunista. Io ricordo Berlinguer, Raiklin, Tatò, sì, che erano veramente... loro si giocavano tutto, si giocavano, anche, esatto, capiti, nel senso che le Brigate Rosse c'erano falce e martello nel loro simbolo, no? Certo. E loro hanno fatto quello che dovevano fare, dovevano fare per cercare, certo, di farsi accettare. Io, come ripeto, non voglio dire tutta colpa di Andreotti che c'ha nella gobba la scatola nera. Dobbiamo, come dire, guardare i fatti e vedere che palesemente manca qualche cosa, ecco. Comunque, peccato, perché è la dimostrazione, ne facevi riferimento dopo, quando hai parlato della presunta, ancora, perché non è stato condannato e non è stato chiarito nulla, trattativa Stato-mafia, ecco, è un segno comunque di un paese ancora nelle sabbie mobili, un paese che ancora deve crescere per diventare un qualcosa. Sì, però io non è che mi scandalizzo, voglio dire, anche questa cosa della trattativa Stato-mafia, stiamo attenti, perché si è sempre trattato come dire che ci possano essere dei contatti, no? Si è fatto a fin di bene per evitare che ci siano delle stragi, no? Io dico, se Moro fosse stato salvato, sarebbe stato con una trattativa. Poi che facevamo? Mettevamo sotto processo Craxi perché aveva trattato con le Brigate Rosse? Ci sarebbe stata poi una soluzione politica, evidentemente, in qualche modo ci sarebbe dovuta risolvere, no, questa cosa. Beh, questo è un po' il furore giustizialista, sì, che serpeggia nel nostro paese, che magari trattare con gli avversari è cosa normale nelle democrazie più mature, e da noi invece, con tutti questi intrighi e sotterfugi, diventano un qualcosa di cui aver quasi paura, insomma. Diciamo, dipende da come da lo fai, fa, e da qual lo è, fa, poi il risultato, lo scopo, certo. Certo, se, ovviamente, se tu tratti per poi avere tu dei benefici, eccetera, no? Invece se per un fine, come dire, come quello della liberazione di una persona come Moro. Certo. Grazie. Niente, grazie ad Alessandro molto, Forlani. Ascoltatori ancora. Grazie ad Alessandro Forlani, autore del libro Zona Franca, che racconta tutti gli intrighi, tutte le trattative vere o presunte che sottostavano al caso Moro. 35 anni fa il presidente della Democrazia Cristiana venne rapito, la sua scorta uccisa e poi lui stesso trovato morto a Via Caetani. Mia dolcissima Noretta, credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia esperienza umana. Ho tentato di tutto e ora sia fatta la volontà di Dio. Credo di tornare a voi in un'altra forma. Ci rivedremo, ci ritroveremo, ci riameremo. A te devo dire grazie. Infinite grazie per tutto l'amore che mi hai dato. Ricordati che sei stata la cosa più importante della mia vita. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno la mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Ti abbraccio forte.